Il Comites fa una cosa del genere perché il Comites, il Comitato degli Italiani all'estero, è un'istituzione democraticamente eletta e definita dalla legge italiana, con il compito di rappresentare gli italiani rispetto alle istituzioni italiane e quelle tedesche, guidarli nell'inserimento all'interno del paese ospite, quindi promuoverne l'integrazione, la partecipazione. Per noi, in particolare qui a Monaco, un tema molto importante è la valorizzazione del valore aggiunto di essere italiano. D'altra parte, Monaco è la Monaco che conosciamo, la Baviera è la Baviera che conosciamo, anche grazie al contributo di quegli italiani arrivati 60 anni fa, dopo il 20 dicembre del 1955, che da ospiti oggi sono diventati monacensi e cittadini a tutti gli effetti, almeno a livello comunale. Le tante associazioni, le aziende, gli scienziati, gli studiosi, artisti e private persone che hanno scelto di incarnare questo ruolo di ponte tra le diverse culture si sono rivelati la vera anima di questa collaborazione. Tuttavia, finché non avremmo rafforzato il nostro ruolo nelle istituzioni locali, quelle tedesche, questo impegno non potrà trovare un vero riconoscimento a livello sociale e politico, e lo dimostra il contributo che Grazia portava rispetto al quadro storico degli anni 70. L'ambasciatore italiano in Germania, Sua Eccellenza Piero Benassi, ama sottolineare quanto importante sia l'impegno dei connazionali italiani residenti in Germania all'interno delle istituzioni locali, quali porte abbiano sin qui aperto il diritto di voto europeo in occasione delle elezioni comunali e la doppia cittadinanza. Ricordo che purtroppo sin qui a Monaco abbiamo avuto soltanto un consigliere comunale per due mandati, Fiorenza Cornella, e che oggi non ci sono altri consiglieri comunali e che io sappia ci sono stati fino ad oggi soltanto tre consiglieri di consigli di quartiere e oggi io credo di essere l'unico membro di un consiglio di quartiere qui a Monaco. Altro fuori dalla città di Monaco, abbiamo anche qualche assessore, basti andare a Karlsfeld, dove c'è una giovane molto impegnata assessore italiana.